il fratello, che è il cantarello Stubiformis, che a differenza di questo ha un colore un pochino più ocra e il cappello tende a essere più omogeneo, non è tutto frastagliato. Anche quello comunque è molto commestibile. All'odore, il fungo ha un gusto, un odore molto fruttato, quindi è gradevole, e questo qui è ottimo per metterlo sotto conserva, quindi sott'olio. Lo si può utilizzare per dei primi e dei secondi piatti. Viene da tanti utilizzato anche in, diciamo, messo a seccare, quindi una volta che è secco questo lo si può consumare anche nel periodo invernale, quando noi di questi funghi qua arriveremo a non trovarne più. Ok, adesso mi dedico alla raccolta e poi ci rivediamo dopo per farvi vedere tutto quello che sono riuscito a raccogliere. A dopo. La giornata è buia perché è brutto tempo. Questo tronchetto, il cespo, guardate che spettacolo. Tagliamo questi aghi di pino. Chiaramente sono funghi che si trovano nei sottobosco misto tra castagni e conifere, chiaramente. Questo non l'ho detto prima, ma guardate che belli. Andiamo qui. Voilà. Che colore. Sembrano fosforescenti. Ha un colore fantastico. Guardateli. Mettiamo dentro gli altri. Cesta diventa sempre più importante. Considerate che sono molto piccoli e per farne una cesta bisogna raccoglierne veramente parecchi. A livello numerico sono veramente tanti. Peccato che una volta cotti rendono veramente poco. Guardateli qui, di nuovo degli altri. Bisogna andare a piano in questa ricerca, se no è veramente molto difficile riuscirli a individuare tra gli aghi di pino e le foglie di castano. Vedete? Guardate qui quanti ce ne sono. Guardate, uno lì, eccolo qua, sembrano quasi mimetizzati. Eccolo qua un altro, guardate che bei gambi arancioni, sembrano quasi invisibili. Poi come li staccate, che li appoggiate su sul boh, una foglia, sembrano veramente fosforescenti. Guardate quanti ce n'è qua, lì, qui, guardate, è pieno, è tutto tappezzato. Guardate qua sotto le foglie, guardate, vedete? C'è veramente pieno, è tutto nella così. Ora li raccogliamo, mettiamo dentro il cesto, continuiamo a raccoglierli perché sono veramente tanti. Piccolo, è molto piccolo come tipologia di fungo, sembra veramente un fiorellino, è bellissimo, è di un gustoso da paura. Ottimo commestibile, fantastiche ste finferle. Attenzione, quando si dice finferla si intende il Cantharellus lutescens. Quando si dice finferlo si intende il Cantharellus cibarius. Sono due nomi quasi simili. Comunque il lutescens, che è questo, non dimentichiamoci mai di chiamarlo finferla, sempre al femminile, ok?